Salve a tutti amici di The Digital Games, sono sempre il vostro WD e oggi ragazzi vi do il bentornati in questo secondo episodio della ristrutturazione della nostra casa sulla nostra Shader Survival. Ragazzi, non ho continuato off video ovviamente perché voglio fare un po' tutto con voi, tra virgolette, anche se le parti un po' più noiose le taglio. Però ragazzi, insomma, mi sto abituando a vedere questi due portici fantastici, mi piacciono veramente tantissimo. Allora, senza perdere tempo, così continuiamo subito la nostra ristrutturazione. Ho messo qua delle scale perché avevo intenzione di fare, diciamo, le due scale che arrivino di sopra in questo modo. Allora, mi è stato suggerito di farne una grande qua in mezzo. Il problema qual è? Allora, adesso io faccio questa cosa qui. Tipo, allora, mi servono degli scalini. Tipo, sì, esatto. Allora, come posso fare? Facciamo una cosa così. Tanto poi andrà levata, eh. Allora, una cosa così. E poi, sì, mi toccherà togliere anche questo. Ovviamente, sì. Infatti, esatto. Allora, questo è il layout della scala, tra virgolette, cioè questi vanno tolti. Magari gli metto delle staccionate sotto per reggerle. Allora, una cosa così. E la stessa cosa faccio da questa parte, così viene ovviamente uguale. Allora, ho deciso di fare le scale così. Poi ovviamente se non piacciono, ovviamente le faccio come mi suggerite voi, insomma. Allora, le ho fatte così perché la scala centrale, ragazzi, è una bella idea, sì. È una bella idea, perché sarebbe una scala che magari parte da qui e arriva circa qui. Il problema è che non mi piace il fatto di arrivare con la scala, arrivare qui, di fronte, e trovarci davanti, qui ovviamente ci sarà un muro o magari una finestra, di trovarci davanti a questo muro. A me mi piaceva la cosa di trovarci o dritti così o comunque sia di profilo rispetto al centro della nostra casa, e mi sembra l'idea più ottimale, anche perché si risparmia tantissimo spazio qui al centro e possiamo metterci qualcosa. Ora, da sotto è vero che può sembrare una cosa per adesso un po' ridicola, però se abbellita a dovere, secondo me, ragazzi, viene una cosa molto molto carina. Comunque sia, ce ne occupiamo dopo. Per adesso ci siamo fatti la nostra scala per salire e possiamo smantellare, diciamo, questa provvisoria che era qua fuori. Tipo poi un'altra cosa che mi è stata suggerita, ragazzi, che sicuramente farò, è fare dei lucernari. Cioè dei piccoli spiazzi di vetro qui, in modo che l'illuminazione si può espandere in modo più ottimale, diciamo. E è una cosa che mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo farlo. Qui magari mettiamo dei cancelletti, così non rischiamo di cadere di sotto. E poi, ragazzi, qui ho fatto un buchetto. Sì, ho fatto un buchetto che sarà, diciamo, sarà il vano, tra virgolette, della nostra, qui ci sarà una porta della nostra uscita secondaria, perché ovviamente mi piace l'idea di avere un'uscita secondaria di sopra, al piano di sopra, in modo che se noi dovremmo, che ne so, andare per esempio all'incudine, noi tranquillamente, se siamo di sopra, possiamo scendere di qua e andare all'incudine. È una cosa che faccio adesso, ragazzi, voglio farla adesso. Allora, quindi io farei una cosa così, esatto. E vorrei tanto usufruire degli slab, perché ne ho un casino, ragazzi. Quindi vorrei fare una cosa. No, però viene un bordello. Sì, esatto. Sì, ragazzi, devo decidermi anche io sulle cose, perché ovviamente. Allora, proviamo a vedere se così viene una cosa decente. Mi viene una cosa, ma viene una merda, ragazzi, perché poi mi viene a partire da qui. No, fa un po' schifo, ragazzi, dobbiamo farla con gli scalini. Non c'è verso, ragazzi, perché viene un po' più carino e anche un po' più normale, effettivamente. Vabbè, li crafto, ragazzi, e poi facciamo questa operazione. Allora, quindi uno qua,
Uno qua e uno qua. Cioè, sono anche riuscito a metterle dritti, ragazzi. Che culo, dai. Ottimo. Allora, qui per adesso facciamo tutto in legno. Così per reggere la struttura. Anche qui, dai, chi se ne frega. E poi magari sotto ci mettiamo degli slab. Poi ragazzi, se vi piace così, scusate, delle staccionate. Esatto. Se poi non vi piace, lo cambiamo tranquillamente, non è un gran problema. Allora, qui vedo che mancano delle torce. Qui c'è. Capite come mai spawna sempre roba qua dietro? Comunque, qui abbiamo la nostra entrata secondaria. Gli voglio piazzare anche subito la porta. Gliela piazziamo all'infuori o all'indentro? Piazziamola all'indentro, in modo che fuori viene tipo una specie di tettoia carina. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Sì, dai. Sì, ragazzi, sa di uscita secondaria anche da fuori. Mi piace, devo dire che mi piace. Sì. Ragazzi, allora, vediamo un po' come fare le cose. Qui lasciamo aperto. Allora, qui mi è stato suggerito di fare una tettoia, quindi ok, mi sembra l'idea migliore. Allora, decidiamo come fare le finestre. Allora, le finestre avevo intenzione di fare i contorni di legno grezzo, che sono andato anche a prendere off video. Allora, io direi di fare dei finestroni. Quindi facciamo delle finestre di 3, per esempio, o di 4. Facciamole di 3, che è un po' più normale. Allora, per adesso facciamole solo di due. Poi qui ne facciamo un'altra che mi viene qui così. Poi qui chiudiamo tutto perché ovviamente c'è questa roba qua in mezzo alle scatole. Chiuderei tutto anche qui, ragazzi. Chiudo adesso perché non ha senso mettere una finestra qui, ma magari fare delle finestre qui. Ecco, per esempio qui una finestra ci sta anche abbastanza bene, per esempio. Quindi in questo caso, che poi ovviamente dovremmo fare anche di là, quindi sono tre precisi. In questo caso facciamo anche la stessa cosa di qua, tipo così. E qui nel mezzo magari vediamo possiamo fare, sì, dai ragazzi, una cosa così, perché viene preciso, vengono tre blocchi di qua e tre blocchi di qua, viene proprio una bella. Diciamo, questa sarà una zona finestra, anche perché poi qui ci sono le scale, non ci mettiamo niente, quindi ci sta, ci sta. Quindi stessa cosa, ragazzi, direi di fare da questo lato. Quindi lo faccio. Ok, e fin qui ci siamo. Poi, qui al centro pensavo di, dato che noi abbiamo i nostri terrazzi panoramici, è inutile, ragazzi, fare anche un mega finestrone qui. Quindi io direi di chiudere questa zona qui con il legno così. Direi di chiuderla perché altrimenti viene proprio, cioè, viene tutta una finestra qui. E magari fare le finestre qui, cioè due finestre qui, tanto per dare luce. Magari non usiamo il legno grezzo, usiamo il legno normale. Ovviamente alzerò di un blocco tutti, perché sennò viene una roba striminzita. Quindi insomma, una cosa così. E qua ci facciamo delle finestre che saranno volevo farle di 3, 6 di 9 blocchi, tipo. Quindi 3 qui, 3 qui e 3 sopra. Alziamo di un altro blocco. Quindi io a questo punto, ragazzi, ovviamente mi rimane solo da alzare questi blocchi. Così. A parte che no, effettivamente verrebbe solo di 6 blocchi, perché se io adesso vado a chiudere così la struttura, mi viene di 6 blocchi. Vabbè, va bene anche così, perché è una finestra. È una finestra carina. E quindi niente, ragazzi, io adesso mi metto a chiudere tutto e ci vediamo quando ho completato tutto il lavoro. Ok, ragazzi, allora ho completato questo procedimento. Sembra abbastanza carino perché comunque sia una zona molto, cioè dove entrerà molta luce, ovviamente, che però devo mangiare perché sennò schianto. E ho valutato questa cosa, ragazzi. Io direi che anche qui un piccolo finestrello ci sta, perché magari anche piccolino. Vediamo, no, facciamolo normale, dai, facciamolo così. Perché altrimenti mi viene una zona troppo buia e non mi piace tantissimo. Direi che ci sta, ragazzi, sono tantissime finestre e ci stanno, ragazzi. Poi col vetro verrà una cosa molto carina. Allora,
Io provvederò ovviamente off camera a farmare tutta la sabbia per fare tutto il vetro e mettere tutto il vetro. Metteremo i pannelli di vetro ovviamente. Vediamo se qualcosa già abbiamo nel nostro magazzino delle chest, che poi modificheremo anche questo perché è arrivata l'ora di modificare anche quello. Dove ho messo il vetro? Ecco, ah, abbiamo 34 pannelli di vetro, ragazzi. Possiamo fare anche qualcosa insieme. Fatto questo, ragazzi, io mi occuperei del tetto. Adesso, proprio subito all'istante. Quindi, allora, qui mettiamo dei pannelli. Usiamoli tutti, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Sì, ma sembra carina come cosa. Vediamo cosa riusciamo a fare. Poi per le porte qua pensavo di usare qualcosa di diverso, qualche porta diversa, perché sennò mi vengono tutte le porte uguali. Consigliatemi voi, insomma, se usare le stesse porte o meno. Allora, però vedo qualcosa di brutto. Allora, qui non ci andava la finestra, infatti, ragazzi. Qui non ci andava la finestra, come avevamo detto, perché mi sta in mezzo alle palle questa roba qui. Quindi ovviamente dobbiamo chiudere anche di qua. E la cosa mi fa anche abbastanza piacere, perché sennò ci sarebbero state troppe finestre effettivamente. Allora, vediamo se riusciamo a chiudere anche qui. A me mi piace tantissimo, ragazzi, eh. Proprio a me. Perché è una cosa stupenda. Sì, vabbè, dai, riusciamo. Abbiamo chiuso quasi metà casa. È carino, molto carino. Ragazzi, io direi di occuparmi del tetto. Quindi, facciamoci una sottospecie di scala per salire. Una cosa così, ecco, perfetto. Bravissimo, doppia D. E direi di occuparci del tetto. Così, insomma, proprio grezzo. Allora, io lo farei ovviamente in legno e in scalini di abete. Poi, se a voi vi piace di più con il pietrisco, a me mi fate soltanto un favore. Anzi, devo dire. Vorrei provare a farlo proprio in pietrisco, ragazzi. Facciamo così, facciamolo in pietrisco, perché ne abbiamo tantissimo, veramente tantissimo. E dato che la casa è quasi tutta di legno, un tocco di pietrisco ci sta. Quindi, ragazzi, io lo faccio in pietrisco. Poi, se vi fa schifo, tanto schifo, lo cambiamo e lo facciamo di legno. Quindi andiamo a prendere tutti i gradini necessari. Allora, mi sono fatto, ragazzi, un bordello di stack di scalini di pietrisco. Tanto abbiamo un casino di pietrisco, cioè non so proprio cosa farci, quindi mi sono fatto 2, 3, 4, 5 stack e 20. Io spero che bastino, ragazzi, perché sennò veramente è una cosa assurda. Allora, quindi il tetto seguirà bene o male le caratteristiche del vecchio tetto. Quindi avrà, cioè sarà così, quindi avrà questa roba qui. Poi avrà ovviamente la, come si dice, il contorno qua sotto. E poi lì in mezzo, poi qui in mezzo faremo invece il tetto dritto. Cioè, sarà un'impresa, ragazzi, veramente assurda. Ovviamente ve la risparmio, me la faccio da me. Non penso di velocizzare il video e registrarlo, perché altrimenti viene una cosa veramente demenziale. Quindi io lo faccio, ragazzi, e concludo il lavoro. E vediamo insieme poi come può essere venuto. Guardate, già 20 gradini li ho già finiti qui. Speriamo che mi bastano, ma non mi basteranno mai. Ok, ragazzi, ho completato anche questa operazione. Non ce la faccio veramente più, perché voi non potete capire che cosa ho passato per fare tutto questo tetto, che secondo me è veramente bellissimo. Mi è avanzato anche uno stack e 22 scalini. E qui, ragazzi, ho deciso di fare una cosa un pochino più intelligente. Ho deciso di mettere degli slab, visto che ne avevo un casino di legno, così staccano un po'. Anche qui ho messo un... vabbè, l'ho fatto tutto con gli slab, tutto qui così. Tanto qui provvisoriamente mettiamoci delle torce, perché altrimenti spawna schifo. Allora, qui non le posso mettere. E ragazzi, allora, cosa faremo? Ovviamente queste torce poi le togliamo, non vi spaventate. Che cosa dobbiamo fare? Questa zona qui sarà utile per metterci i pannelli solari. Lo faremo sicuramente nel prossimo episodio. Ci mettiamo i pannelli solari, così all'interno, cioè i pannelli solari, i pannelli, quelli sensori di luce, quella roba lì, che poi sarebbero i pannelli solari. E al di sotto potremo mettere le lampade, ragazzi, potremo mettere semplicemente delle lampade, il che è molto molto figo. Allora, adesso che cosa devo fare io? Ovviamente ve lo faccio trovare fatto nel prossimo episodio. Dovrò fare tutto il contorno.
fatto per benino, così insomma intorno alla casa, perché così effettivamente non si può vedere. Ragazzi, l'interno è stupendo, dai ragazzi, ditemi che cosa ne pensate dell'interno, che è veramente stupendo, a me piace tantissimo. Qui vabbè, allungheremo la canna che faremo con i mattoncini questi qua. Questo viene diversa, viene più carina. E ragazzi, poi dovrete anche suggerirmi che cosa fare qui al piano di sopra. Lo so che la camera dal letto la dovremmo spostare qua sopra, perché quella di sotto non piace a nessuno. E so già che cosa fare anche di sotto. Quindi, due torce qui fuori non ci stanno male, perché altrimenti spawna schifo anche qui. Quindi ragazzi, nel prossimo episodio vi faccio trovare pronta. Qui c'è la torcia. No, mettiamo la torcia anche qui. Nel prossimo episodio, ragazzi, vi faccio trovare pronto tutto il contorno di scalini di pietrisco qui sotto. Già fatto il contorno. E ragazzi, la tettoia. Vi faccio trovare pronta la tettoia. Io direi, ragazzi, che possiamo concludere. Io penso che ovviamente questa scala poi la togliamo, perché non serve a una minchia. E ragazzi, ovviamente poi ci abbelliamo tutta la roba. Io direi che la nostra casa può dirsi completata, cioè completata, nel senso quasi completata. A me piace tantissimo, ditemi che cosa ne pensate anche dei ecco, adesso arrivano i creeper, ovviamente io esco di notte. Ditemi che cosa ne pensate, a me piace tantissimo, devo dire che piace tantissimo. Vado velocemente a dormire. Beh ragazzi, io la trovo fantastica, dai, ditemi che cosa ne pensate. Ovviamente voi immaginatela con tutto il contorno fatto, e la tettoia ovviamente non è finita completamente. Però direi che come casa di doppia D, ragazzi, ci sta, perché è veramente una villona, cioè a me mi piace tantissimo, è una cosa fantastica, veramente fantastica. Poi sistemeremo anche l'illuminazione. Niente ragazzi, io direi di concludere. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi, consigliate il video e il canale ai vostri amici, così potrete insomma chiacchierare e confrontarvi tra di voi su quello che sto facendo in questo canale. Quindi iscrivetevi in tanti, lasciate tantissimi like. E ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Come già detto, da The Digital Games e WD è tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!